Non è facile, ragazzi. Non è facile riuscire a fare due video dopo due post, dopo due partite, fare due post partita. Io non mi piaceva farne uno e parlare di tutte e due. Allora ho fatto quello del Milan e quello del Napoli perché sono riuscito a guardare tutte e due. Avevo tablet e TV e le ho guardate tutte e due. E sinceramente non è facile adesso sprigionare l'euforia della vittoria del Napoli, che è stata una vittoria incredibile, sofferta, insomma, poi sostanzialmente giusta. Questa è la legge di Lukaku e la legge di Antonio Conte. Queste sono le vittorie di Antonio Conte. Sono quelle che aiutano a Conte a capire e a far capire ai suoi ragazzi che cosa devono fare di più. Però, insomma, poi aiutano ad andare avanti perché pur sono sempre 3 punti, no? E poi è la legge di Lukaku. Ragazzi, tutto quello che volete, sarà antipatico, sarà un cambiabandiere, sarà tutto quello che volete, ma questo quando è dentro fa gol. Il suo lavoro è quello di segnare e lui fa gol, ragazzi, non ce n'è, è scordinato, è strano, è strodo, è brutto, non è bello, non è legato, fa gol, e quando tu hai Lukaku, la legge di Lukaku è quella, ragazzi, senza se e senza ma, non c'è niente da dire, belli siete, ragazzi, buonasera amici napoletani, buonasera a tutti, ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nash nella casa del pane Balù. Ho appena finito di fare il post partita del Milan. Se vi va, andate a guardarvelo, ve lo metto nelle schede, giusto così, perché ero un po' incazzatello, ero un po' incazzatello. E siamo qua adesso a parlare della partita del Napoli, che non è stata una partita bellissima, Bisogna essere onesti, il Parma, ragazzi, ha fatto una grande prestazione a Napoli, veramente. Oggi la sconfitta del Milan mi tira un po' più. No, non esageriamo, però insomma. Uno poi dice: hai perso con una neopromossa. Ma se poi la neopromossa la settimana dopo va a Napoli e fa questo po' di partita, vuol dire che è una squadra. Insomma, è un sassolino nella scarpa. Insomma, è una squadra fastidiosa. Sarà una squadra fastidiosa il Parma, perché insomma, in queste due partite ha dato più che una noia. Al Milan l'ha battuto e a Napoli era lì, eh? Era lì, insomma, l'ha persa la partita poi in extremis, però è andata avanti fino alla fine, rimanendo in 10. Perciò, insomma, chapeau al Parma che ha fatto una grande prestazione. Però, insomma, poi c'è la legge di Conte e di Lukaku. E adesso ne parliamo insieme. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, è gratuito, non costa nulla. Iscrizione e attivazione della campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto. Mettete un bel like al video, quello è importante, ragazzi. Mettere like tiene sul canale, soprattutto se vi va, fatemi sapere la vostra nei commenti. Lo so che state godendo, dite la verità. Dite la verità, sì, perché poi dopo noi facciamo quelli col nasino all'insù. E insomma, sì, però non abbiamo giocato bene. Non è. Intanto state godendo come dei malefici, dite la verità. Sì, perché poi alla fine, quando le vinci così le partite, soffrendo, non giocando benissimo, dovendo fare i complimenti all'avversario, all'ultimo, è un rigore dato e poi tolto. Però poi dopo, quando porti a casa i 3 punti, godi, godi. Questo è un sabato sera, ragazzi, di goduria per gli amici napoletani. Dite la verità, dai, ditelo, ditelo, non fate finta di niente. Allora, ragazzi, parliamo della partita. Cerchiamo di fare i seri. Che dire, insomma, l'ho detto prima, lo ribadisco. Cioè, da aprire una parentesi abbastanza ampia, ci sarebbe da aprire una parentesi abbastanza ampia per il Parma, perché veramente ha fatto una prestazione incredibile. Cioè, il Parma, adesso voglio dire veramente due cosettine, e poi passiamo al Napoli che poi ha vinto la partita. Però il Parma, ragazzi, ha giocato bene, ha giocato con personalità. Cioè, riuscire a giocare con personalità contro una squadra, una grande squadra, non è facile. Però sai, se giochi in casa e trovi la squadra in difficoltà, un po' come ha fatto la settimana scorsa col Milan, dove ha lasciato praterie in Arabia, un pizzico più semplice in casa, sai, è pur sempre una grande squadra, però. Ma riuscire a farlo anche in casa della grande squadra non è facile. Al Maradona, ragazzi, non è semplice. Il Napoli arrivava da una vittoria per 3-0 sul Verona, aveva acquistato Lukaku, c'era il pubblico super euforico. Insomma, riuscire
a fare una prestazione di personalità in quel campo lì, nell'atmosfera che c'era, era tutt'altro che facile. Perciò, ragazzi, chapeau al Parma, perché ha fatto una partita stupenda, spaziale, insomma, e ahimè poi l'ha persa, c'è stata l'espulsione, secondo me lì ha girato un pochettino tutto, che c'è l'espulsione, c'è netta, perché il portiere è uscito a kamikaze, era già io l'avrei espulso già direttamente, però insomma era già ammonito, ha preso ammonizione, è stato espulso, e lì un po' è girata, perché se poi il cambio, poi magari l'avrebbe vinta lo stesso il Napoli, però insomma un uomo in meno con un portiere che non è non è più semplice, no? Anche se poi mancano pochi minuti. Ma detto questo, chapeau al Parma e chapeau al Napoli, però, ragazzi, chapeau al Napoli, perché è riuscita a, innanzitutto, a inanellare un'altra vittoria, che non fa mai male, ha dato continuità alla ripresa di settimana scorsa, oggi un po' meno convincente dal punto di vista del gioco, però ripeto, tanto merito è del Parma, però ha dato continuità alla vittoria, insomma quello aiuta sempre a far sì che poi l'ambiente rimane sul pezzo, rimane vivo, perché poi lo sconforto dell'ennesima sconfitta o dell'ennesimo pareggio, tipo, e io ne so qualcosa, ragazzi, perché con oggi, dopo tre partite, abbiamo due punti solo, due pareggi presi in extremis senza manco meritarli, perciò sarebbero dovute essere tre sconfitte, queste sono tre sconfitte per il Milan, ma poi quello è un altro discorso, perciò riuscire a portare a casa i tre punti e comunque aiuta anche all'ambiente a rimanere sempre sul pezzo e a cercare di migliorare, perché poi quando vinci sei più attento alla critica, l'accetti di più, cerchi di migliorarti, insomma, perché comunque hai portato a casa il risultato e c'è da lavorare nel Napoli. Conte sicuramente lo farà, poi non c'erano tutti i giocatori che hanno acquistato fin da subito, adesso bisognerà inserirli piano piano, insomma. Ci sono tutte queste dinamiche, però insomma è riuscito col carattere a portarla a casa, è riuscito, perché a un certo punto lo sconforto ti può prendere quando trovi davanti una squadra che ti palleggia bene, che ogni volta che tu vieni in avanti per cercare il pareggio devi stare attento perché loro prendono palla e non la buttano e rimangono rintanati ma giocano, perciò non era semplice avere quel carattere di poter cercarla di ribaltare. Poi certo, sicuramente poi è arrivata l'espulsione, sicuramente è entrato Romelu Lukaku e quella è la legge di Romelu Lukaku, no? Romelu Lukaku fa gol, ragazzi, Romelu Lukaku difficilmente non finisce una stagione con meno di 20 gol in una stagione, non li ha mai fatti Lukaku, perciò aver preso lui è tanta roba, è entrato, ha fatto il gol del pareggio, prima del gol del pareggio c'era stato rigore dato e poi non dato, io sinceramente in quella situazione lì avrei lasciato la decisione dell'arbitro, perché è vero che sembra che Blomqvist tocchi la palla, però sinceramente nell'immagine non è chiara, non è netta, e a me mi hanno raccontato che quando l'immagine non è chiara, non è netta, rimane la decisione dell'arbitro. Ecco, io lì l'avrei lasciata, insomma non è stato semplice levare quel rigore, era ai minuti finali, insomma, eppure e lì sarebbe stato un altro colpo al Napoli, insomma, a livello psicologico, no? Dice, mica se anche il rigore dato, ero già lì che lo stavo tirando, me lo toglie il VAR, non si sa, 8 minuti per decidere, insomma, dice a questo punto ho capito che non è più serata, no, dopo il rigore tolto vanno a pareggiare subito dopo un minuto e dopo la vanno a vincere, ragazzi, con un grande gol di Anghissa, ma anche il gol di Lukaku è spettacolare, quando c'ha la palla sul sinistro, ragazzi, difficilmente li sbaglio. Insomma, il Napoli è riuscito tra il 92esimo e il 96esimo a fare due gol e ribaltare una partita che il Parma veramente l'aveva giocata alla grande, però insomma la legge del calcio è quella, chi segna fa gol, le partite oramai oggigiorno durano 98, 99, 100 minuti, perciò insomma non è che puoi staccare la spina, anche se poi il Parma non l'ha fatto, ripeto, io voglio dare merito al Parma, perché dando merito al Parma innanzitutto si fa una cosa logica, perché il Parma ha fatto una gran partita, ma si dà più valore alla vittoria del Napoli, perché se tu dai merito a una squadra come il Parma e il Napoli l'ha vinta, vuol dire che insomma ha avuto la cazzimma, quella classica cosa che a Napoli sanno bene cosa vuol dire, ha avuto la cazzimma di ribaltarla, e non è da quelle farina del sacco di Conte, Conte e Lukaku, quelli lì c'hanno la tigna tosta, sì, quelli hanno la tigna tosta e
Ripeto, ragazzi, il Napoli ha una partita alla settimana. Occhio al Napoli, perché ieri abbiamo visto una squadra fantastellare. Però questo Napoli lì, è lì e. Occhio, dico solo occhio, non per noi. Dai, ragazzuoli, vi auguro un buon proseguimento di serata e sabato sera, mi raccomando, divertitevi senza fare casini. L'ho detto anche ieri dicendo sabato sera, era venerdì sera ieri. Lo ridico, lo ribadisco. Divertitevi, ma non fate casini, non vi imbriacate, non esagerate, tornate a casa. E che domani poi c'è da fare tutta una serie di video, perciò ci dobbiamo fare compagnia. Mi raccomando, un abbraccio di cuore, un bel like al video e come dico sempre io, bye bye!